perché sono mio fidanzato e la mia assistente. Vi ho detto esattamente così. Mac, a voi tornerà a casa. Non voglio essere presuntuosa dicendo questo, perché sono andata a ricevere un premio e non si ricevono tutti i giorni. Ma sono stata via tantissimo tempo, siamo stati con tutti i ragazzi, tutti i tecnici, siamo stati in tantissimi paesi, dal Sud America al Centro America, al Nord America fino a Canada. Abbiamo visto tantissime persone e avevo molta voglia di ritornare a Camaia. Io sto bene qui. Sono molto contenta di non aver lasciato mai l'Italia e sono contenta di ricordarmi tutto da quando ho cominciato insieme ai miei compagni di classe che ancora una volta quando sono in Romagna sono al mio fianco ed erano con me allora quando cantavo in Giambar nelle cantine delle Milita Romagna. Sono queste le parole della cantante romagnola che torna a casa con il suo tour. Il palcoscenico coperto da un grande telo bianco cade poi all'improvviso sulle prime note di Invece No, ed ecco Laura Pausini, World Tour 2009. Commossa, emozionata e con la grinta che la contraddistingue, canta per ben 2 ore in un 105 stadium gremito di gente che urla squarciagola i suoi pezzi. Abiti rigorosamente Made in Italy di Giorgio Armani per la Pausini, che sfodera un look aggressivo, rigorosamente scuro, ma ricco di paillette, polsiere e maglie monospalla. Le canzoni dell'artista si susseguono in un repertorio variegato vecchio e nuovo. Laura Pausini non si risparmia e fra una confessione ed un'altra scherza, balla e canta con i presenti. Volevo fare quella molto fine, quella che parliamo di gossip. Ma non ce la faccio, non sono incinta. Notizie, hai visto che notizia incredibile, no? Vabbè, diciamo che queste chiacchiere che continuano a arrivare dovrebbero lasciare spazio a degli argomenti un po' più seri. A Michael Jackson e ad alcune canzoni italiane, Laura Pausini conclude la sua serata ringraziando svariate volte i presenti e vola verso Mantova a tappa del suo prossimo concerto.